dottor Pierpaolo Giacone, e direi che questa serata è importante perché abbraccia un grande pezzo della storia d'Italia, la cui ricorrenza, se vogliamo, centenario della vittoria si celebra proprio quest'anno, anche se questo libro riguarda fatti di un anno prima, che erano poi la premessa, perché da questa grande sconfitta dell'esercito italiano nascono poi le mosse per la vittoria della prima guerra mondiale. Pierpaolo Giacone è un appassionato di storia e ha scritto numerosi saggi per l'editore Borussia e per Enrico Sabatelli di Savona, su Enrico Camiglia, il condottiero, 1988. Comandavo la Calatafini, 1990, per l'editore Borussia di Milano, Enrico Camiglia, Antivatorio, 1992, Vittorio Veneto, l'ultima battaglia, 1994, i dittatori, i generali e il piccolo re, Piaglio di Enrico Camiglia, 2009, la grande guerra sul fronte occidentale, 2010, i signori della grande guerra, 2014, Italia in guerra, 2015. E adesso si presenta questo libro che è un ritorno a Caporetto. Tra l'altro è coautore dell'imponente Savonese dalle Alte Armate, a cura del sito di Orco Marengo, Vine Pietre Edizioni 2006 e di Sapore in Guerra, ISREC, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 2013, sempre nel 2013 ha curato il libro Massiria, racconto di carabinieri, ma libri padre, scrivendo anche la prelazione. Ha ottenuto due premi, il libro di due dell'anno dalla sede di Piani, di Ceriale 2009, con i dittatori generali di Corre, Diario di Enrico Camiglia e di Mario Soldati per la divulgazione della storia, consegnato a Torino nel 2010 dal Centro Pannuccio per la Grande Guerra sul fronte occidentale. Nel 2013 per le edizioni Centro Fiori è arrivata la biografia di Augusto Miglionini, comandante di sommergibili di Nereide e Toretti, e della corvetta Cicogna. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale è sindaco di Finale Ligure dal 1946 al 1975, nonché a lungo presidente dell'ente autonomo Porto di Savona della Società di Navigazione Italia. Con il libro I Signori della Grande Guerra, Giacone è stato tra i finalisti per la statistica del premio Carpuglio, che ogni anno si svolge a Monte Carlo di Lucca. Saggi storici di Giacone alla fine della Grande Guerra appaiono sulle riviste BBC Historic e Guerre e Guerrieri, edite dalla Spria di Milano. Perciò questa sera abbiamo l'onore di averlo qui presente, perché diciamo che in questo argomento, specialmente come geografo del generale Camiglia, è l'unico biografo e da quello che abbiamo ascoltato è un grande conoscitore di tutta la storia, specialmente di questa storia, diciamo, militare della nostra Repubblica. Voglio dire che questa è la seconda volta che ci viene a trovare e che siamo molto contenti di aver avuto 3 anni fa il libro L'Italia in guerra, e adesso si presenta questa sera con ritorno a Caporetto, però farà anche qualche cenno su Isele di Caviglia come unico biografo. E come abbiamo ascoltato, è stato il direttore della stampa per l'edizione di Savona per parecchi anni, ed è un giornalista affermato e ha, da quello che abbiamo detto, come editori ha scelto i migliori casi editrici che abbiamo in Italia. E io non vorrei dilungarmi oltre, lascio la parola
pensare che sempre ci assiste in questi incontri. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'argomento di oggi è un argomento importantissimo e direi superlativo tantissimo, in quanto riguarda la disfatta, la ferita enorme che si è a Caporetto nell'ottobre del 1917. Fu una disfatta forse in parte annunciata, però il generale Cadorna forse non aveva capito proprio che ci sarebbe stato questo grande accerchiamento, e quindi non fu consapevole di quello che stava per succedere. Non morirono soltanto tantissime persone, ma vi fu anche l'approvvigionamento da parte del nemico di mezzi di guerra che se ne possessò. Fortunatamente, in seguito, questa situazione, questa ferita gravissima fu recuperata dalle battaglie, però il sangue delle persone versate, pieno era di piazza, si dice che il sangue dei nostri, è una ferita che ancora oggi interessa la storia, perché se è passato un secolo non ci sono più testimoni, però direi che è una storia di 59. Quindi ringrazio lo scrittore Cervone per averci portato oggi una chicca con il ritorno a Caporetto, una riflessione di quanto le guerre siano deprecate, perché creano morte e distruzione e un popolo deprecato e i suoi figli e le famiglie soffrono e poi sapete cosa è successo anche dopo la prima guerra mondiale, le grandi crisi, che non è il caso di parlarne, perché lascio la parola allo scrittore. Grazie a tutti. Bene, grazie, buonasera. Grazie a Pampalino Lusco per l'invito, grazie alla nostra sala popolare, grazie a voi che siete presenti, pochi quanto voi. In questo caso bisogna sempre dirlo. Io devo dirvi che lo scorso anno ho un po' esagerato, perché sono usciti due libri uno dopo l'altro miei. Il primo si intitola I segreti di Cavita, che è l'ultimo, definitivo, quello che racconta la vita di questo personaggio, secondo me straordinario, a cui ho dedicato tre libri e la edizione del diario. Poi dopo aver parlato di Ritorno a Caporetto, vi tratterò alcuni minuti anche sulle pagine che ho approfondito della vita di Cavita e della storia di Cavita, perché vi parlerò del 25 luglio 1943 e dell'8 settembre 1943, che sono due pagine tristissime della nostra storia, e dove Cavita cerca infruttuosamente di tornare in gioco per poter ancora servire il proprio paese. Mentre alcuni mesi dopo, quindi prima dell'estate, è uscito Ritorno a Caporetto, ci avvicinavamo al centenario di questo tristissimo evento e l'editore mi ha chiesto, dato che ho già scritto, come avete sentito, alcuni libri sulla Prima Guerra Mondiale, anzi tutti i miei libri sono dedicati di fatto alla Prima Guerra Mondiale, tranne i due che ho dedicato a due comandanti di marina, come comandante Pendolo e di Novi, che affrontò la flotta francese il 14 giugno 1940 che venne a bombardare le coste della Liguria, e il comandante Augusto Migliolini, che è stato comandante di Sommergibili, come già ricordato io, e comandante di una corvetta, un'altra bella figura di marinaio e comandante di queste unità sottomarine, nonché sindaco della mia città di Ligure, pensate, dal 1946 al 1975. Quindi era un sindaco che non era affatto amato, è stato confermato soltanto per poche legislature. E nessuno aveva mai scritto nulla né del comandante Vittorio né del comandante Migliolini, quindi mi onoro di essere anche il biografo di questi due personaggi valorosi della nostra marina. Caporetto, 24 ottobre 1917. Per capire che cosa succede a Caporetto bisogna fare un piccolo passo indietro, andare all'agosto del 1917, undicesima battaglia della Paese, dell'Isonzo, battaglia della Francesca.
Per la prima volta l'esercito italiano in questa battaglia, guidata non a caso dall'allora generale di corpo armata Enrico Cavita, riesce a sfondare sul Bisonzo, riusciamo ad avanzare per ben 11 km in territorio nemico. Voi dovete pensare che nelle battaglie del Bisonzo morivano migliaia di soldati in ogni battaglia per conquistare una trincea, per conquistare un colle, per conquistare una vetta, perché Pedrona dava l'ordine di andare all'attacco e poco importava che i 2/3 dei fanti che andavano all'attacco sarebbero rimasti impallinati dalle mitragliatrici. Comunque bisognava sempre andare avanti. In questa battaglia invece riusciamo a passare il Bisonzo e a conquistare 11 km dell'autopiano della Valsizia. L'autopiano della Valsizia di fatto divideva in due la valle del Bisonzo. Andando sull'autopiano della Valsizia e andando verso il vallone di Ciacovano, gli uomini di Cavita avrebbero potuto raggiungere in breve tempo la strada che conduce a Lubiana e a Vienna. Gli austriaci si spaventano dopo l'undicesima battaglia del Bisonzo perché capiscono che il nostro esercito, con la prossima spallata, come le chiamava Cadorna, sarebbe riuscito a raggiungere questa famosa strada che vi dicevo e quindi arrivare alle porte di Lubiana e alle porte di Vienna. Ed è per quello che pur con grande rincrescimento e con grande difficoltà Vienna si rivolge a Berlino chiedendo l'aiuto dell'alleato tedesco. Tenete presente che mai i tedeschi hanno combattuto sul fronte italo-austriaco. I tedeschi hanno sempre combattuto o a est contro l'esercito russo o a ovest contro l'esercito franco-britannico e dalla prima del 17 anche contro l'esercito statunitense quando sbarcheranno le prime reparti americane a partire dall'aprile del 1917. E quindi gli austriaci hanno bisogno dei cugini alleati. Tenete presente che i rapporti tra i tedeschi e gli austriaci non sono mai stati diversi, perché i tedeschi hanno sempre considerato gli austriaci come i cugini cini, un po' come i francesi con i belgi. Per cui i tedeschi e gli austriaci non dicevano mai nulla di quelle che erano le loro strategie, di quelli che erano i loro programmi, nel affrontare il comune nemico che per i tedeschi erano esclusivamente i francesi e gli inglesi. I tedeschi poco importava nel fronte italo-austriaco. Quindi pur vincendo una naturale diplomazia, gli austriaci si rivolgono all'alleato per chiedere il soccorso, perché capiscono che in una successiva battaglia, che sarebbe stata la 12ª, noi avremmo potuto finalmente sfondare in modo definitivo il fronte e avvicinarci alla capitale dell'impero di Francesco Giuseppe. Quindi i tedeschi, tenete presente che l'esercito tedesco era in assoluto il migliore di tutti gli eserciti che stavano combattendo nella Grande Guerra, i più preparati, i meglio armati, i meglio comandati. Dopo la battaglia di Caporetto, un tenente molto giovane che viene alla ribalta proprio dalla battaglia di Caporetto, cioè Erwin Rommel, che diventerà poi la volpe del deserto, che diventerà il grande generale della seconda guerra mondiale e maresciallo del Reich, ha una domanda che gli chiedono: ma lei come reputa l'esercito italiano? Rommel rispose: ottimi soldati, mediocri ufficiali, pessimi generali. E da qui avete già il quadro di quello che era la nostra struttura militare. E Rommel sarà uno dei protagonisti della battaglia di Caporetto, perché per la prima volta il nemico non va alla conquista delle cime, che era il verbo assoluto nella prima guerra mondiale, conquistare le cime per controllare l'arte. Lui non è niente di conquistare le cime, va alla conquista.
Sira, il nemico lo prende alle spalle, tra l'altro con battaglioni di poche migliaia di uomini, che nel giro di pochi giorni riesce a catturare qualche cosa con 25-30.000 uomini del nostro esercito. Riannulliamo il disco della battaglia. È sufficiente che il generale Otto von Bellow, che era il comandante dell'armata che viene costituita dai tedeschi per affrontare gli italiani, quella che stava chiamata la battaglia di Corinto, manda a fare un'ispezione del generale Kraft von Denzinger per capire come affrontare questa sfida con gli altri. E prepara un piano che sarà poi il piano vincente della battaglia. Mentre noi questa battaglia la prepariamo nel modo peggiore possibile. Intanto, come vi accennava già in precedenza l'assessore, il comandante supremo della Regia Esercito Italiano, il generale Cadorna, non credeva che in quel periodo dell'anno e in quelle condizioni climatiche l'esercito tedesco, l'esercito austriaco, osasse preparare una controffensiva in quel settore del fronte, perché c'era nebbia, il freddo cominciava a essere pungente, c'era il rischio anche di precipitazioni nevose, per cui lui non crede che sino alla fine manterrà questa convinzione che in quel periodo dell'anno, quindi alla fine di ottobre, il nemico osi controattaccare. E a questo suo pensiero si allineano un po' tutti gli altri generali comandanti di corpo d'armata o di corpo d'armata e anche tutto il nostro apparato dell'intelligence, perché sino alla fine noi non ci accorgiamo che i tedeschi stanno spostando decine di migliaia di uomini dal fronte occidentale, il fronte russo non c'era già più perché sapete che con le due rivoluzioni di febbraio e di ottobre la Russia decide una volta con la rivoluzione bolscevica, ieri, il primo passo che fa ieri è quello di ritirarsi dalla guerra, uscire dalla guerra della Russia. E quindi la Germania può spostare centinaia di migliaia di uomini che erano impegnati sul fronte orientale per spostarsi e sul fronte occidentale e in questo caso anche sul fronte italo-austriaco. Quindi Cadorna che dice, ridice e ripensa che lui non creda che da quella parte ci sarà un'offensiva, è sempre convinto che gli austriaci portino avanti un altro piano, ma sempre dal lato dei Antoniani Trentini, dove già nella primavera del 16 gli austriaci ci avevano attaccato, e arrivando a un soffio da sbarcare la pianura vicentina per poi prendere alle spalle il nostro dispositivo che era tutto alle spalle del discorso. E per poco non cade Vicenza e non cadono tutti i capoluoghi di provincia che ci sono tra il Veneto e il Friuli. E infatti, nei 15 giorni che precedono la battaglia di Caporetto, Cadorna va in Vicenza, senza precisare bene dove andava in Vicenza, delle ferie, ma non era in ferie Cadorna in quel periodo, ma va in Vicenza e trascorre proprio nella zona di Forgaria, di Navarone, perché lui vuole contare, vuole verificare, vuole essere certo che da quella parte gli austriaci non ritengono un secondo blitz dopo quello della prima guerra. Del 16. Quindi abbiamo un comandante supremo che non crede che il 24 ottobre di là arrivi qualche cosa. Perché vi dico io già la data? Perché la cosa sinistra per noi, la cosa stranissima per noi, è che noi sapevamo tutti. Sapevamo che l'esercito tedesco avrebbe cominciato a bombardare alle 2 di notte del 24, tra il 23 e il 24 ottobre 1917. Che l'attacco sarebbe andato in direzione tra la testa di Ponte di Tolmino verso il coro Corate e il Mattagione. E perché sapevamo tutto? Perché anche nell'esercito che avevamo di fronte a noi si verificavano numerosi casi di diserzione. Non erano soltanto i soldati italiani che erano stanchi
e stufi di vedere cadere a ogni battaglia decine di migliaia di loro colleghi e soldati, ma anche gli sloveni, anche i croati, anche i romeni, anche i dalmati, tutto questo esercito multietnico che aveva costruito l'impero austro-ungarico, non ne poteva più di quella guerra che aveva già portato alla morte centinaia di migliaia di ragazzi. E tenete presente che nella primavera del 1917 si verificano casi di ammutinamento sul fronte occidentale, il nostro fronte austriaco, ma la notizia che intere divisioni francesi si sono ammutinate dopo l'infelicissima battaglia dello Chemin des Dames raggiunge anche le trincee italo-austriache, per cui i soldati italiani e quelli che componevano la multietnica compagine militare a noi opposta sanno che decine di migliaia di soldati si sono arresi e decine di migliaia di soldati hanno cercato di salire sui treni e di raggiungere la capitale, ovvero Parigi, per dire basta con quella guerra, per dire basta con le decine di migliaia che poi diventeranno la fine della guerra mondiale, 10 milioni di morti e 20 milioni di feriti, e 6 milioni, io la dico sempre questa cifra perché è un dato che deve far riflettere anche questo, e 6 milioni di animali morti. Perché anche gli animali sono stati protagonisti della grande guerra, i cavalli, l'amico uno degli vostri alpini, i cani che venivano utilizzati come portaordini perché ritenuti molto più veloci, molto più scattanti, molto più capaci di sviare il proiettile che eventualmente le poteva colpire, e i piccioni, portaordini, ci sono due piccioni che sono stati che hanno ricevuto la massima onorificenza di due eserciti, l'esercito francese e l'esercito americano, perché questi piccioni hanno fatto il loro dovere, sono riusciti a raggiungere le linee che erano in retrovia e portare un ordine che evidentemente quei comandi ritenevano molto prezioso. Addirittura l'esercito francese è andato oltre, non soltanto ha dato la onorificenza pure le delitte che era la massima onorificenza che veniva rilasciata dall'autocomando francese, ma il piccione protagonista di un episodio di Fort Vaux, siamo nell'autunno del 1916 della battaglia di Verdun, che dura 10 mesi, pensate, sul fronte occidentale le battaglie duravano 10 mesi, quasi un anno interamente, il massacro continuava, io sono stato per scrivere il libro della grande guerra sul fronte occidentale, sono stato a Verdun, sono stato sulla Somme, sono stato a Ypres, sono stato sulla Marna, sono stato sullo Chemin des Dames, e quando voi entrate nella foresta che è stata rigenerata per fortuna di Verdun, ma dovete stare attenti dove mettete i piedi, perché è tutto un terreno cipolloso, sembra di essere sulla Luna, perché i proiettili, i milioni di proiettili esplosi durante la battaglia di Verdun hanno creato sul terreno come delle voragini, delle buche, dei segni evidenti di quello che hanno lasciato i proiettili sparati dall'artiglieria tedesca e da quella francese. Ma vi dicevo, il piccione francese, il protagonista eroico della battaglia di Verdun, perché lui, nonostante i tedeschi avessero usato il gas, riesce, pur barcollato, a uscire da Fort Vaux e di andare nelle retrovie dove lui doveva recapitare questo bigliettino del comandante di Fort Vaux, dove chiedeva assolutamente l'arrivo dei rinforzi perché c'era rischio che anche quel forte, che ne erano già caduti altri due, cadesse nelle mani dei tedeschi. Quindi questo piccione, un po' stordito dai gas, riesce a raggiungere la retrovia, riescono a sfidarmi delle zampette, il vestitino di carta con la comunicazione tra prima linea e retrovia, e poi si abbatte sul tavolo e muore. Questo episodio è stato imbalsamato. Se voi andate a Parigi all'hotel delle Invalides, dove c'è il museo dedicato alla prima e alla seconda guerra,
vedete questo piccione in bassa mano in una bella papeta con sotto la beneficenza che gli hanno conferito. E la stessa cosa è successa nel Gondor, che è un piccione che era stato utilizzato dall'esercito americano. Chiusa la parentesi. Torniamo a Cadore, torniamo a Caporetto, quindi noi sappiamo tutto dalla battaglia di Caporetto, sappiamo che il nemico aveva attaccato le due del mattino, che dalle due alle sei sarebbe stato un fuoco di artiglieria tremendo. E dopo una sospensione di due ore l'artiglieria nemica avrebbe ripreso a sparare sulle nostre linee. Sapevamo la direzione dell'attacco, sapevamo un giorno, sapevamo l'ora. Ma dato che noi riteniamo sempre di essere più furbi, diciamo, ma no, ma questi qui ci prendono, perché ci mandano dei disertori romeni e ciechi nelle nostre linee per dirci una cosa che sicuramente non sarà vera. E quindi noi non crediamo a quello che questi ufficiali disertori dell'esercito ci vengono a raccontare, perché pensiamo che sia un tranello dell'esercito austro-tedesco. Altro errore fondamentale, tutti gli altri generali, il corpo d'armata, di armate, tutto l'intelligence del nostro esercito si allineano al pensiero dominante, il pensiero dominante di chi era ovviamente, di Cadorna. Siccome Cadorna aveva detto che per lui da quella parte lì non dovevamo non credeva che in quel periodo dell'anno gli austriaci e i tedeschi avessero osato a pensare, quindi tutti si allineano al pensiero di Cadorna. E nonostante ci siano dei segnali che ci arrivano dal fronte, noi arriviamo al 24 ottobre convinti che non ci sarà l'attacco. Però man mano che ci avviciniamo a quella data, Cadorna qualche dubbio incomincia a farsi provenire. Purtroppo molto tardi. Teniamo presente che comunque lui fa partire un ordine nel settembre, subito dopo la battaglia della Presidenza, dato che c'era stato un enorme consumo di artiglieria, c'erano stati anche diversi migliaia di morti in questa battaglia della Presidenza, e Cadorna ordina all'esercito italiano, che era sempre andato all'attacco nelle 11 battaglie precedenti di risorsa. Noi siamo sempre andati all'attacco. Ripeto, per conquistare un campanile, per conquistare una città, l'unica città che conquistiamo è Gorizia, della costa del 1916, per conquistare una collina, per conquistare un monte, per conquistare queste colline, questi monti, sapete quanti cadaveri abbiamo ammontigliato prima di arrivare alla vittoria finale? Decine di migliaia, basta andare sul Caso, basta andare a San Michele, a San Martino, sul Corcora, sul Calvario, sul Sabotino, chissà come mai questo monte l'abbiamo chiamato Calvario, perché per conquistarlo è stato un Calvario, vittime, e in modo particolare di carabinieri, perché per la prima volta in questa battaglia per conquistare il Corcora vengono utilizzati per l'offensiva anche un reparto di carabinieri, che forse era la prima e unica volta, perché voglio che per la battaglia del Corcora centinaia e migliaia di carabinieri. Preferiamo tenerceli per mantenere l'ordine nei vari reparti. Voi sapete che quando scattava l'offensiva i carabinieri erano sempre in coda ai reparti che dovevano andare all'assalto della trincea nemica. Se qualcuno aveva l'ardire di tornare indietro, c'erano i carabinieri che li fermavano oppure sparavano subito per uccidere quelli che osavano disertare in faccia al nemico. Purtroppo il tristissimo obbligo delle carabiniere era anche questo. Quindi nel mese di settembre Cadorna dà questo ordine di assoluta difensiva. Peccato che questo ordine di assoluta difensiva non venga rispettato da nessuno. Non viene rispettato dal comandante della seconda armata, che è la nostra armata che è di fronte al nemico sul Bisonzo e che è composta da tanti corpi d'armata. Il generale Capello, che era il teorico dell'avanzata a tutti i costi, dell'avanzata, della controffensiva anche nel caso di
le proprie artiglierie dove erano alla fine della battaglia della Palestina. Quindi non osserva un preciso ordine di un suo superiore. Peggio fa Badoglio, che secondo me è in assoluto il responsabile di Caporetto. Il generale Pietro Badoglio era comandante del 27° Corpo d'Armata, era considerato uno dei generali migliori dell'esercito italiano, uno dei più efficienti, uno che aveva fatto una carriera fulminea. Vedete presente che Caporetto, che Badoglio arriva al grado di generale del Corpo d'Armata, ha un'età inferiore di 10-15 anni rispetto ai suoi colleghi che hanno quel grado, tra cui Enrico Caviglia, che comandava l'attivo 24° Corpo d'Armata, perché erano tutti e due tra Isonzo e tra la Baresisa e Tolentino. È certo ormai che anche in questa occasione, anche in questa battaglia, come aveva fatto in quelle precedenti, Badoglio pensa di essere lui il protagonista e pensa di poter ottenere un altro avanzamento di carriera oppure un'altra medaglia, un'altra onorificenza. E voi sapete che alla fine della Prima Guerra Mondiale lui viene nominato marchese del Sabotino dopo che aveva conquistato il Sabotino nella Prima Guerra Mondiale e sarà anche beneficiato del titolo di Puma di Addis Abeba alla fine della battaglia della guerra contro l'Eritrea e dopo la conquista dopo l'entrata trionfale in Addis Abeba. Se voi leggeste le lettere che lui mandava al capo del governo, cioè a Benito Mussolini, di una piageria e di una bassezza morale, dove diceva Vostra Eccellenza, lei capisce che le onorificenze che io le vengo a chiedere non sono per me, ma per i miei figli. Meno male che i figli ne hanno avuto due Badoglio, perché se ne avessero avuto 7 o 8 avrebbero tanti marchesi e duchi Badoglio o del Sabotino o di Addis Abeba o della Palestina o cose del genere. Perché lui, se voi leggete queste lettere che io riporto, non in questo libro, ma nell'altro libro precedente mio, Il Signore della Guerra, dove faccio i profili dei generali che hanno. Ecco, queste sono foto che si riferiscono a Caporetto, questo è il ponte da è incredibile la piaceria di quest'uomo per avere i titoli nobiliari da Mussolini. Non solo, vi racconto una cosa subito perché poi magari me la dimentico. Badoglio nel pieno, nel fulgore della sua gloria, dopo la conquista di Elisabetta, dopo che finalmente Roma torna ad essere la capitale di un impero, la potenza imperiale, chiede o chiede a Benito Mussolini, che ne aveva bisogno, di un nuovo Badoglio, di poter sommare tutti gli stipendi di tutte le cariche che lui aveva avuto dal fascismo. Quindi ambasciatore del Brasile, governatore della Libia, comandante in capo delle truppe in Eritrea e conquistatore dell'impero, presidente del CNR, che poi non si capisce bene che cosa c'entrasse Badoglio con il CNR, ma cercavano una persona di grande fame e hanno pensato di dare anche questa carica a Badoglio. Quindi lui veniva a guadagnare al mese Pietro Badoglio, figlio di contadini di Grazzano Monferrato, un qualche cosa come, no? Che io ho fatto il calcolo di dire, poi l'ho trattato in mezzo. Veniva a guadagnare qualche cosa come 98.000 euro al mese e parliamo degli anni 30-35. Altro che le 1.000 lire al mese che diceva la Carsonezza che era in auge in quegli anni in Italia. Questo signore guadagnava 98.000 euro al mese. Ecco perché io non capisco il mio collega Oes, visto che io ho fatto il sindaco, ma è anche Grazzano Monferrato, c'è cioè il sindaco ancora in carica. Grazzano Monferrato, voi voi sapete, che ha cambiato nome e il paese si chiama, comunque si chiama Grazzano Badoglio. Io confesso, se fossi un concittadino di questi abitanti del Monferrato e avessi un
paese che ha dato il nome a questo signore, io mi vergognerei come un ladro. Tenuto conto che ogni tanto c'è qualche campagna di stampa, perché sono tanti colleghi che si occupano di storia, che rinfocoliamo la polemica e diciamo al sindaco di Verzano: ma perché avete cambiato il nome togliendo la configurazione, la connotazione geografica e dando la connotazione di patrimonio al vostro paese? E il sindaco continua a ripetere in questo senso che per loro è stato un benefattore, ma è volta a conquistare, a guadagnare 48.000 euro al mese grazie alle pretese del fascismo di Benito Mussolini. Certo, si era facilmente un benefattore, tenendo anche conto che lui proveniva da una famiglia di contadini benestanti, che già possedevano diversi immobili in paese e nei dintorni, e che all'apice della gloria, da Doglio, ha avuto il regalo da varie associazioni reduci e combattenti del Piemonte una villa, una casa, un terreno, per cui ha potuto alla sua morte donare tutti questi terreni e questi edifici che aveva avuto gentilmente in donazione dalla Federazione Reduce e Combattenti di tutto il Piemonte. E con tutti questi edifici che Valorio ha donato al comune, per la domenica comune ne ha fatto un voluto, è stata fatta una scuola, è stata fatta un asilo nido, nella villa prestigiosa sulle colline della Sisana hanno fatto una casa per il comune, quindi per la parte di tutto non viene, tutto il male non viene per mosse, ma certamente lui, Badoglio, non meritava l'attenzione che i sindaci di Verzano gli hanno poi dedicato, anche perché se andiamo a vedere il suo comportamento della battaglia di Favoretto, un comportamento che fa trasalire. Lui aveva in mente, come sempre che faceva, di essere il protagonista in assoluto della battaglia e di avere un'altra benedetta dopo quella che aveva già avuto per la conquista del Sarotto. Quindi si studia una trappola, quella che gli storici hanno definito la trappola di Bolzano. Cioè io farò avanzare il nemico che sale da Tolmino verso il Colorante, verso il Bataglio, che sono le due cime che ancora oggi separano l'Italia e quando raggiungono la località di Bolzana io scateno la mia artiglieria. Tenete presente che il corpo d'armata di Badoglio aveva a disposizione qualche cosa come 800 bombe trabucco. E l'errore che fa Badoglio è quello di andare dal comandante della sua artiglieria, che purtroppo questo signore aveva un cognome che era stato grande, colonnello cannoniere. Ora un colonnello che è il comandante di un'artiglieria spaventosa come quella del 24esimo corpo d'armata e che soprattutto ha un nome per me cannoniere, dirà questo qui fa la sfaccetta. Ma dove va questo colonnello cannoniere e dice: mi raccomando colonnello, la donna vuole che noi scriviamo in condizioni, perché poi la donna, la figlia di Favoretto, raccomanda ai propri reparti di fare un uso equilibrato delle munizioni perché cominciavamo a essere un po' a corto alla vicinia della battaglia del Fiera. E quindi Badoglio, che era un figlio di B, dice al colonnello cannoniere: mi raccomando colonnello, lei non spari un colpo finché non glielo dico io. Se noi andiamo sulle alture, sul colonnello, il colonnello cannoniere è ancora là che aspetta Badoglio che gli dia l'ordine di sparare, perché Badoglio non riuscirà più a parlare con il colonnello cannoniere e quelle 800 bocche da fuoco quella notte lì non spareranno un colpo, e il primo a rendersene conto, sapete chi è il tenente Erwin Robert, che nel suo diario scrive: strano, l'artiglieria italiana rimane muta al nostro passaggio, e loro pensavano che sarebbe caduto in un tranello, perché è un'artiglieria nemica che non spara un colpo, mentre il nemico avanza a qualche cosa di strano e di dissonante. Quindi i tedeschi austriaci sono venuti avanti senza ricevere nessun colpo della nostra artiglieria, e quelli che avevano osato difendersi ci hanno pensato subito i DAS. Voi sapete che il DAS è stato utilizzato purtroppo nella prima guerra mondiale con il debutto della battaglia di Ypres, che non a caso il DAS che viene utilizzato in Belgio nella battaglia di
l'INPS assumerà il nome sinistramente famoso di Ibride, perché è utilizzato per la prima volta a INPS. Anche nella battaglia di Caporetto viene usato il gas, soprattutto nella conca di Plesso. Io sono stato per scrivere questo libro, ovviamente, e queste sono tutte le foto che io ho scattato in questo mio viaggio nella valle dell'Isozzo, sono stato nella conca di Plesso, dove sono morti gasati 800 ragazzi italiani del battaglione Liguria. Io vi devo confessare che quando sono arrivato nella conca di Plesso, quando ho visto l'inizio del tunnel dove erano questi 800 ragazzi con le loro cuffie, con le loro artiglierie, mi è venuto freddo, ma non perché la temperatura era marzo, quindi più o meno era abbastanza niente. Ecco qua, questo è l'ingresso del tunnel che portava nelle trincee di Plesso, e c'è una targa qui che ricorda questi 800 fatti che sono stati uccisi dai gas nelle prime ore dell'offensiva in questa conca di Plesso, che è a nord di Caporetto, per farvi capire, verso Tarvisio. Ecco qua, la mondiale, la presentazione di Andrea Triuli, che io sono stato a ricordo di quelli che venivano, eccetera, eccetera. Ecco come sono andate le cose, con un corpo d'armata che non risponde all'attacco all'invito, e con un bandolo che non riesce più a parlare né a voce né per telefono con questo colonnello cannoniere. Poi il bandolo cercherà di mettersi in contatto con il cannoniere, ma ormai era incominciato il fuggi-fuggi, era incominciata a dire parabile ritirata, i soldati vengono presi dal panico, quando vedono che i tedeschi e gli austriaci incominciano ad avanzare, incominciano a occupare le trincee, incominciano a fare i primi centinaia, poi migliaia, poi decine di migliaia di prigionieri. Sarà un caos, sarà un fuggi-fuggi generale. E Badoglio cercherà disperatamente, questo colonnello ma non lo troverà più, e cercherà disperatamente di mettere un po' d'ordine nei suoi reparti, ma non ce la farà più, e vagherà come un disperso tra un reparto e l'altro, tanto che perderà i contatti con le proprie divisioni. E infatti tre divisioni del corpo d'armata di Badoglio a un certo momento Cadorna ne affida al corpo d'armata di Taviglia per procedere alla ritirata verso il piano. Quindi un comportamento, abbiamo visto un comandante supremo che non crede affatto che di là arriverà l'attacco, un generale di armata, la seconda armata, Capello, che mantiene le posizioni che erano state conquistate nella undicesima battaglia di Risorso, e non fa un passo indietro, e un altro generale che vuole essere l'assoluto protagonista, vuole ottenere un'altra vittoria strabiliante, vuole ottenere un'altra medaglia o un altro titolo nobiliare grazie a questa battaglia. E poi abbiamo il generale Cavaccioli, comandante del quarto corpo d'armato, il quale viene travolto dal nemico anche perché viene travolto il corpo d'armata di Badoglio che doveva proteggere, non sparano, come i tedeschi vengono avanti e conquistano anche le posizioni occupate dal corpo d'armata di Cavaccio. Per farvi capire chi era questo generale, mi basterà una definizione di un capitano degli alpini che poi diventerà famoso, Carlo Emilio Gatta, lo scrittore, che racconterà nel suo diario cosa è stata. E dove, facendo un paragone tra i generali tedeschi e quelli italiani, dice che certamente i tedeschi hanno generali che sono meno capacciotti dei nostri, cioè capacciotti diventa quasi un termine di paragone per far capire che non erano proprio dei migliori quelli che avevano. E alla vigilia, vi racconto questo ancora, alla vigilia dell'attacco, quindi la sera del 23 del 1917,
la donna incomincia a insospettirsi, comincia a capire che qualche cosina non funziona. Allora, la sera del 23, sotto una tenda a Rarie, raduna i suoi generali, responsabili della seconda armata, quindi il generale Cappello. Vedete, presente che il generale Cappello in quei giorni è colpito dalle ferite, per cui entra ed esce dall'ospedale di Padova, quindi è già la seconda armata che alla vigilia di un attacco ha un comandante che c'è e non c'è e viene sostituito in sua assenza dal generale Montori, non è una cosa piacevole. Quindi il generale Cappello che entra e esce dall'ospedale, il generale Montori non sappiamo che cosa aveva in testa, il generale Cavaciocchi che non ha dato una grande prova di sé, e poi a questa riunione c'è anche il generale Davita che invece anche in quell'occasione non perderà la testa, sarà uno dei pochi che continuerà a combattere e che poi condurrà verso il Piave non soltanto le sue divisioni ma anche le tre di Badoglio e proteggerà la terza armata del Duca d'Aosta che deve anche essa raggiungere il Piave. E io ve la racconto in piemontese, lo parlo abbastanza bene perché mamma era di Torino, perché Cadorna erano tutti piemontesi, a parte Capigna che era di Finalingue, perché Badoglio è astigiano, Cadorna è di Baldanza, Cavaciocchi è di Torino e ce n'è ancora uno che adesso non mi scuso, Cavaciocchi. Capello? E Capello è di Istra. Quindi sono tutti piemontesi. Quindi Cadorna sa che si può rivolgere a loro in piemontese. Capigna più o meno lo capiva il piemontese essendo ligure, ma la famiglia proveniva dalla zona di Morbello d'Acqui. Ma parliamo del 400-500 quando la famiglia da Acqui raggiunse la costa ligure tra Savona e Finale. E quindi se non capite io farò un traduttore simultaneo, insomma. E Cadorna si rivolge ai suoi ufficiali e in modo particolare capisce che Badoglio ne vuole combinare un'altra delle sue. E si rivolge a Badoglio e gli dice, e chi è? Chi è? L'ombra fa chi è? E lei, che cosa fa lei? E Badoglio, infilato come sempre, ma mi sono apposta, mi hai più predisposto, assumate le smettiate a predisporre a campo da concentramento per le truppe nemiche che attaccano le nostre mani. Mi auguro che abbiate capito tutto. Quindi Badoglio aveva allergite, aveva la strafottenza di rispondere in questo modo di fronte al comandante Sanremo, che peraltro erano amici, lo stimavano, lo stimavano, ma la presupponenza, la sicurezza che avevano di essere i più forti, i più intelligenti e i meglio armati. E invece è successo esattamente l'opposto, perché in questa battaglia abbiamo il peggio del peggio delle nostre caratteristiche. E infatti succede quello che succede. Ma molti sostengono che se non ci fosse stato Caporetto, non ci sarebbe stato poi Vittorio Veneto, perché Caporetto è il limite invalicabile, dopodiché tutto cambia. Cambia il capo del governo, cade il Savonese Paolo Boselli, che era presidente del Consiglio, e al suo posto va il siciliano Vittorio Emanuele Orlando. Cade finalmente trovano il coraggio di destituire Cadorna, che avrebbe dovuto essere destituito molto prima e non aspettare la disfatta di Caporetto. Ma dato che il carattere di Cadorna è sempre piuttosto iracondo e sempre piuttosto burbero, nessuno osa dirgli che è stato esonerato e che al suo posto sta arrivando questo sicuro generale napoletano che nessuno conosce, che si chiamava Armando Diaz. E non glielo dice neppure il re, vi direte, il re era alto 1,50, piccolino, minutino, timido, rinnovato nel fisico e anche nel carattere, perché lui va da Cadorna e gli parla, ma non ha il coraggio neppure lui, neppure era il suo diretto superiore,
di fronte al quale Carlotta avrebbe dovuto mettersi sull'attenti e aprire obbedisco quale sta, ma anche non ti dice che è stato restituito dal comando. E lo capisce Carlotta quando vede arrivare nella nuova sede del nostro comando, che nel frattempo si sta spostando, perché non siamo più Udine, che è la capitale della nostra guerra, ma siamo già a Treviso, quando Diaz va a Treviso per assumere il comando dell'esercito italiano. E Carlotta capisce che è ora che faccia le valigie, che poi per ritornare la pillola lo mandano al comando supremo di Versailles, a fianco dei generali Foscher, dei generali Heide, dei generali Joffre che combattono sul fronte occidentale, e andrà nell'Olimpo dei generali della prima guerra mondiale. L'Olimpo si fa per dire, anche perché per gli altri ce ne sarebbe da dire, se l'avessi tutte. E quindi dopo che questo c'è il mio credo, ma perché Armando Diaz era un posto di D'Adorno, e perché Vittorio Emanuele Orlando è certamente un uomo che non è le stesse caratteristiche di Paolo Boselli. Diaz capisce che il carattere e le decisioni punitive, sempre punitive nei confronti dei soldati, questa diffidenza, questa voglia di raggiungere a tutti i costi il risultato che portava ad aumentare il numero dei morti e dei feriti in battaglia, in battaglia, che la loro aveva inculcato in tutti i suoi sottoposti, era ora di voltare pagina. E infatti con Diaz si volta pagina, non è più l'esercito di Cadorna, ma è l'esercito di Diaz. E cosa fa Diaz? Aumenta la paga del soldato, aumenta i giorni e i periodi di licenza, introduce uffici, dove per me è propaganda, ovvero ufficiali che devono tenere un costante collegamento con i soldati di varie parti, inculcando loro una maggiore fiducia nell'esercito, una maggiore fiducia in se stessi, e un rapporto diverso con gli ufficiali superiori direttamente collegati a quei reparti. Quindi è tutto l'esercito italiano che cambia faccia. Arrivano i ragazzi del 99, che è l'ultima classe che abbiamo, perché poi c'è la classe del 900, e i ragazzi del 99 hanno un comportamento mirabile nelle battaglie successive, che sono le tre battaglie del piano, la battaglia di arresto, la battaglia del solstizio, la 15 giugno e poi la battaglia di Torre. Quindi cambia tutto all'interno dell'esercito italiano, cambia tutto alla testa del governo, ma soprattutto è l'Italia che finalmente capisce, perché guardate che dal 15 al 17, dal 24 maggio del 15 al 24 ottobre del 17, gli italiani si sapevano che si stava combattendo una guerra, ma era là, era sulla frontiera di nord-est. Non si avvertivano grossi disagi, le industrie anzi avevano accumulato capitali su capitali con tutti gli ordini ricevuti dall'esercito, e quindi c'era molto lavoro per tutti, come le donne che vanno a sostituire gli uomini in tutti i lugari, in tutti i lavori che una volta erano esclusivamente maschili diventano anche femminili, cucine, truone, turbini, autiste. Immaginate la meraviglia dei torinesi, dei milanesi e dei romani quando vedono le donne che guidano i tram o guidano i bus in città, cose incredibili, oppure una donna che fa il turbino, cose che le donne non avevano mai fatto. Eppure in quel periodo di guerra le donne devono sostituire in tutti i mestieri gli uomini. E quindi c'è un cambio completo nell'esercito italiano, tanto che riusciamo a resistere in queste due battaglie, tra il novembre del 17 e nel giugno del 18, sino ad arrivare a Vittorio Veneto. Quindi se non ci fosse stato il corretto, probabilmente non ci sarebbe stato Vittorio Veneto, e comunque si può parlare di uno scatto del nostro esercito che resiste in queste due battaglie del Piave. E perché resistiamo? Perché andando sul Piave, quindi arretrando di 150 km il nostro fronte,
andiamo su un fronte molto più ristretto rispetto a quello dell'isonzo, perché è un fronte compreso tra il massiccio del Grappa e la pianura attraversata dal piano. E quindi non dobbiamo più attaccare, ma dobbiamo soltanto difendere. Ci cambiano i rapporti tra i soldati e il comando e otteniamo finalmente una grande resistenza. Vedete, per esempio, che entrano al nostro fianco in linea anche divisioni britanniche e francesi, dopo la battaglia del resto, ma nella battaglia del sospizio avremo già un nuovo aiuto, questo avremo nella battaglia decisiva, quella che ci porterà poi alla vittoria conclusiva nel 18, con un esercito italiano che è comandato da generale Diego Gaviria, che comanda tre armate in questa battaglia decisiva, la battaglia appunto di Vittorio Veneto, che conclude la prima guerra. Ma siccome gli italiani adorano farsi del male, abbiamo finito per ridicolizzare la battaglia di Vittorio Veneto, perché si dice, oh, ormai l'esercito austro-ungarico era in via di disfacimento. Cosa volete che abbiamo vinto? Non abbiamo vinto nulla nella prima guerra mondiale. Io contesto questa ragione. Dico che se non c'era stata forse fatta Caporetto non ci sarebbe stato Vittorio Veneto, ma riconosco il valore e il sacrificio dei soldati italiani che hanno saputo sfruttare al meglio le numerosi cedimenti che ci sono nell'esercito austro-ungarico, perché anche in quell'esercito c'era il disfacimento che c'era già stato anche nell'esercito francese e quello che ci sarà nell'esercito tedesco, perché i combattenti bosniaci, croati, dalmati, polacchi, romeni, eccetera, eccetera, che formavano tutti questi eserciti multinazionali, esercito austro-ungarico, non ne possono più anche loro di combattere. D'altra parte non ne potevano più i nostri ragazzi a Caporetto, non ne potevano più i soldati francesi, non forse niente tanto, quando si vedono morire decine e decine di compagni di lotta e di guerra come nostri, e quando si combatte a 3.000 metri di quota o tra i topi e nel fango delle fucine, dopo uno, due, tre anni, e voglia che questi ragazzi osassero ribellarsi, osassero dire basta alla guerra e si arrendessero, come succede nella battaglia di Caporetto, travolti dai tedeschi, molti hanno alzato le mani, hanno buttato via i uccini e urlavano viva l'Austria, la guerra è finita, ma sono assolutamente comprensibili per una reazione del genere. E poi noi ci siamo divertiti nel svilire anche l'ultimo atto di questa guerra, che appunto contrassegnato dalla battaglia di Vittorio Veneto. Vi voglio lasciare, perché andiamo io adesso, non passano molte forze, continuo a parlare io, non c'è stato per ore, e parlare anche di questo libro, che è il terzo che io dedico a Caviglia, che si intitola I segreti di Caviglia, dove io sviluppo e sviscero alcune pagine di storia che ho vedo oltre a tutto quello che aveva già fatto, che era stato combattuto nelle campagne di fino all'Ottocento in Africa, aveva combattuto nella campagna di conquista della Libia nel 1912, è uno dei generali migliori della prima guerra mondiale, e qualche cosa vi ho detto, ma sviluppo soprattutto un episodio in particolare che vi fa capire il personaggio, subito. Poi vi dirò che il ruolo di Caviglia, il 25 luglio del 1943, quando cade Mussolini all'indomani della riunione drammatica del Gran Consiglio del Fascismo, e l'8 settembre 1943, quando sapete che un certo sovrano e un certo generale penseranno bene di abbandonare la capitale e di trasferirsi a Brindisi. C'è una pagina di storia che io ho trovato fortunatamente e tramite un collega all'Archivio Centrale dello Stato di Catanzaro, che riguarda Caviglia.
che è una pagina di storia che è illuminante sul personaggio che io ho raccontato nei miei libri. Nel 1900 Caviglia è capitano, ed è capitano in Calabria, a Catanzaro. 2 anni prima, 1898, Milano, ci sono dei disordini perché l'aumento del governo ha approvato l'aumento della tassa sul macinato e quindi in conseguenza il pane costava di più. I milanesi sopportano male questo provvedimento, si ribellano, barricate per le strade della città, intervento dell'esercito, ordine di sua altezza del re Umberto I di sparare sulla folla. C'è un generale che esegue alla perfezione l'ordine ricevuto da sua maestà, il generale Babbo Beccaris, che usa i cannoni per sparare contro massai, per sparare contro contadini che lavoravano al grano e che avevano osato protestare perché l'aumento era piuttosto sostanzioso. Questo generale Babbo Beccaris usa i cannoni, non aveva usato neppure contro gli austriaci, per uccidere decine e decine di massai e di contadini che avevano protestato per le strade di Milano. Umberto I commette un secondo errore e dà una medaglia d'oro a questo generale, che non posso definire, per aver rispettato gli ordini e per aver eseguito il modo impeccabile. Chissà che quale lavoro avrà fatto questo generale Babbo Beccaris se ha dato l'ordine di sparare con i cannoni contro una folla armata di forconi. Questa sua onorificenza, questa sua medaglia che darà a Babbo Beccaris gli costerà la vita, perché il re Umberto I, come sapete, viene assassinato da un anarchico Gaetano Bresci che parte dagli Stati Uniti e va a Monza, dove c'era stato un saggio cinico nel parco della Villa Reale di Monza, per assassinare Umberto I, che era considerato il colpevole e il responsabile dei morti di Milano. 2 anni dopo, un episodio analogo succede a Monte Pavone, piccolo comune della provincia di Catanzaro. La rivolta in questo caso non è delle massaie e dei contadini, ma è di altri contadini che lavoravano la terra, e che erano tenuti in condizioni miserabili perché i grandi latifondisti che raccoglievano i frutti del lavoro della terra si riempivano le tasche e i poveri contadini e i poveri lavoratori arrivavano pochi soldi e nessuna proprietà. Nel 1900 c'è la rivolta dei lavoratori della terra della Calabria che vanno in questo paese, lo invadono e c'è il rischio che la rivolta cresca. Il generale del comando dell'esercito della Calabria individua nel capitano Caviglia l'ufficiale che deve andare a sedare questi tumulti. Caviglia riceve l'ordine di sparare sulla folla, come aveva fatto Umberto I dai Caris, ma lui non spara, non fa sparare un colpo ai suoi soldati, perché non tra l'altro aveva un difetto tra virgolette da vita, che dove andava si metteva a studiare i problemi della zona, si metteva a studiare le culture tipiche della zona, quindi lui sapeva in che condizioni lavoravano i contadini calabresi, quali erano i guadagni dei proprietari terrieri e quali erano i miseri guadagni di quella povera gente che aveva la schiena curva tutto ciò. Quindi va a parlare con i capi della rivolta, gli rassicura, gli fa presente che il loro problema sarà affrontato dalle autorità di governo e quindi questi contadini, di fronte a questo ufficiale che è andato a parlare, che li ha tranquillizzati, che li ha rassicurati, ci credono e se ne tornano indietro a casa. Caviglia, per non aver sparato e non aver eseguito l'ordine che aveva dato il generale, sarà subito richiamato a Roma, sarà
promosso maggiore, ma mandato molto distante dall'Italia. Per 7 anni il maggiore Enrico Camilla sarà in servizio tra Cina e Giappone. È incaricato, non mi viene la designazione ufficiale, comunque era addetto militare all'ambasciata di Tokyo e alla legazione, perché non avevamo ancora rapporti diplomatici con la Cina, alla legazione italiana di Pechino, e andrà a fare l'osservatore della guerra russo-giapponese per l'esercito italiano. Quindi per 7 anni Caviglia se ne sta molto distante dall'Italia, va a fare questo lavoro in prima in Cina e poi in però mi dà l'idea del personaggio Caviglia. Lui era dalla parte dei deboli, era dalla parte di quelli che dovevano essere difesi, non era come il Paolo Beccari che parlava sulla folla e faceva presto. E tutto questo Caviglia poi lo farà anche nella prima guerra mondiale, sarà uno dei pochi generali di brigata, poi di corpo d'armata, poi d'armata, che andava in trincea, andava a vedere come vivevano i suoi soldati, andava a dare ordine di spostare i forni mobili, perché in prima linea aveva le basse urbane, tutto sommato combustibile, e una minestra che desse la sensazione che sia una vera minestra e non solo acqua sporca. E lui con i suoi soldati aveva un rapporto diretto, era uno di quei generali che rimaneva a distanza di chilometri che abissali e i ragazzi dovevano andare in trincea. E poi queste due date, 25 luglio 1943, cade finalmente, diciamo, Benito Mussolini. Voi sapete che in quella della notte, tra il 24 e il 25 luglio 1943, c'è questa riunione a Palazzo Venezia, dove un ordine del giorno di Tito Grandi viene approvato a larga maggioranza. Mussolini il giorno dopo viene arrestato da sua maestà Vittorio Emanuele III, mandato alla Maddalena, mandato a Ponza, mandato sul Gran Sasso, gli fanno fare un giro d'Italia per le sue per scontare la pena a cui era stato deciso. E il protagonista di questo episodio è Tino Grandi, che è stato ministro, è stato ambasciatore a Londra, che era uno dei gerarchi disobbedienti nei confronti di Mussolini. Infatti è un ordine del giorno dove contesta l'operato di Mussolini. E Tino Grandi suggerisce al duca Guarone, che tra l'altro è di Genova, di dire a sua maestà che lui e i suoi colleghi di partito suggeriva di nominare capo del governo il generale della Caviglia. Perché? Perché parlava bene francese e inglese, perché i francesi e gli inglesi avevano combattuto con lui e perché certamente Caviglia aveva avuto maggiori possibilità di movimento rispetto a Badoglio. Ma siccome Badoglio, tra gli altri difetti, era anche un massone, come era un massone Vittorio Emanuele III, e continua questo liaison tra Vittorio Emanuele III e Badoglio, quindi è Badoglio che riceve l'incarico di formare il nuovo governo, sappiamo con quali risultati. 8 settembre 1943, e vi giuro che è ancora finito, siamo arrivati a casa a mezzanotte, è il giorno dell'armistizio, ma nessuno lo sa che sarà promulgato quel giorno l'armistizio, firmato a Cassibile tra gli ulivi siciliani. E però la sera del 7 settembre arriva Caviglia, parte dalla stazione di Fina Marina e va a Roma. In contemporanea c'è un treno che parte da Torino, sul quale sale il generale Ambrosio, capo di Stato Maggiore delle nostre forze armate, e i due, è certo, Caviglia sa che su quel treno c'è Ambrosio, Ambrosio sa che su quel treno c'è Caviglia. Voi come sapete, nel 1943 come oggi, quando noi arriviamo a Genova dal ponente, quando i convogli arrivano da Torino, da Milano, quando si arriva a Genova Principe,
non si sa perché nel 2018 siamo ancora lì e deve essere staccato con un dolore di testa, deve essere staccato con la che prima era la testa e si rimane a perdere 20 minuti di pacifico. Giusto? Succede anche la sera che siamo sedendo nel 43, quando il treno che arriva da Savona, arriva di Vico Savona, con la Torino, con l'ultimo concorso che va a Roma. I due si vedono, si parlano, concordano un piano che era già stato prefigurato nelle settimane precedenti, far saltare finalmente il potere alla Torino, che era presidente del Consiglio dei Ministri in quella riunione, perché il 8 settembre era prevista una riunione un pomeriggio del Gran Consiglio della Corona. Quindi è certo che Capiglia e Ambrosio si parlano e concordano un estremo tentativo per far fuori Badoglio e per mettere a comando alla guida del governo Capiglia. Peccato che quel giorno, nel pomeriggio, mentre è in corso il Gran Consiglio della Corona e mentre già alcuni interventi andavano nella direzione di dire Badoglio in 2 mesi e mezzo che ha governato combinando solo disastri, va sostituito, abbiamo firmato un armistizio in Sicilia che non sappiamo quando sarà pronunciato, perché gli alleati ovviamente non si fidano di noi italiani e quindi non ci dicono quando sarà pronunciato il giorno dell'armistizio. E peccato che era proprio quel pomeriggio, mentre il generale Castellano, che aveva firmato l'armistizio a Castiglia, aveva detto secondo me il giorno indicato potrebbe essere il 12 settembre, anche che noi non eravamo preparati l'8 e non saremmo stati preparati il 12. Rifiutiamo uno sbarco di paracadutisti americani e britannici per difendere la capitale, cosa che non faremo poi, come sapete, perché nella notte tra l'8 e il 9 Badoglio entra sapendo che stavano arrivando i tedeschi e avendo già tradito una volta i tedeschi avevano la paura matta di essere catturati dai tedeschi perché avrebbero fatto fuori tutti e due. Durante il Gran Consiglio della Corona arriva la voce radiofonica del generale Eisenhower che proclama da Tunisi che è stato concesso l'armistizio all'Italia e tutto quello che si stava cercando di costruire in quella riunione del Gran Consiglio della Corona svanisce intatto perché è un fuggi generale. Tutti scappano da Roma, tutti o quasi, non la povera gente ovviamente, e i pochi abitanti che rimangono, ma il re scappa, la regina scappa, Umberto scappa, Badoglio scappa. L'unico che ha dei sensi di colpa, bisogna riconoscerlo, è Umberto II, il quale capisce che la fuga della sua famiglia Roma verso Brindisi sarà un altro motivo per condannare Savoia e vorrebbe tornare indietro, ma viene fermato dalla mamma e dalla regina e da Badoglio, che gli dicono no, è pericoloso, stanno arrivando i tedeschi, è il masso, perché lui diceva sempre così, ma il masso, perché lui ha paura forte dei tedeschi, come ce l'aveva detto la mamma. E chi è la più alta carica presente a Roma nei giorni dell'occupazione tedesca? È il maresciallo d'Italia, il quale rimane a Roma anche nei giorni successivi, ed è la più alta carica dello Stato presente nella capitale, che sono stati tutti. Sono andati tutti nei porti di Ortona e di Pescara per raggiungere i primi, per raggiungere la nuova capitale del Regno del Sud e Capiglia si trova lì, marciando l'Italia, a rispondere alle richieste di Kesselring nel poter avere le chiavi della città, minaccia di bombardare la città, minaccia di mettere il veleno nelle condotte dell'acquedotto per avvelenare tutti i romani e chiede la dichiarazione di Roma città aperta, cosa che Capiglia dovrà firmare con tutte le che ne derivano. Capiglia lascia la capitale il 13 settembre, dopo aver fatto per 5 giorni il ruolo di rimuovere i rapporti che ormai erano diventati sbilanciati,
e tornerà sulla marina con l'auto di servizio e con il proprio autista. E questo è il ruolo di quest'uomo che anche nelle pagine diplomatiche cerca comunque di mettersi al servizio della patria. Non vi dico più niente perché se no vi mando a casa veramente tardi. Se avete domande fatemele sia su Carlina sia su Topoletto, i libri sono qua, uno costa 15, uno costa 20, se ne comprate tutte e due, sconto barazzino 30 euro. Grazie e buona serata. Vittorio Emanuele III arriva nelle retrovie di Monaco, vede Badoglio, va verso Badoglio, l'assessore Sforza, da Badoglio non stare, lo prende sotto braccio e si allontana con Badoglio sotto braccio parlando in modo concitato. E questo capitano, che tra l'altro una famiglia di combattenti, di Sforza e di ufficiali, dice: io non avrò mai visto Sua Maestà dare così confidenza a un altro ufficiale del nostro. Vuol dire che tra Badoglio e Vittorio Emanuele III c'era già una simpatia, perché comunque Badoglio era considerato uno dei migliori generali dell'esercito e Vittorio Emanuele III sapeva che poteva avere la sua fiducia, ma tutti e due comunque militavano nella massoneria. La prova ce l'abbiamo il 25 luglio quando cade Mussolini e quando gli altri esponenti della classe politica in Italia italiana chiedono a Sua Maestà di nominare Carlini al capo del governo, preferisce rivolgersi di nuovo al suo amico e compagno di loggia Badoglio. A proposito del paese intestato a Badoglio, dovrebbe intervenire il governo, penso, non basta? No, perché nell'autonomia comunale un sindaco non possiamo più fare quello che vuole, se loro vogliono chiamarsi Brazzano Badoglio, questa è di conta, non è che possiamo dire al capo del governo di andare a Brazzano e cambiare nome. Hanno deciso loro, perché ci sono anche puntando una freccia per Badoglio, ho letto che quando a Roma l'hanno attaccato, quella mattina c'era la nebbia e non ho visto niente. Ah, un altro fattore negativo, la mattina di 4 ottobre non c'era niente. E quindi gli italiani non vedevano i tedeschi, i tedeschi non vedevano gli italiani, però per il fatto che loro attaccarono è stato quello stesso reato per Roma, la nebbia. Ma sicuramente si era messo molto nel nostro, perché quello che Badoglio va a dire al colonnello, lei non sbaglio un colpo che lo dico io, e i primi colpi dell'artiglieria austriaca e tedesca sono diretti alle linee telefoniche, sono diretti alle centrali linee telefoniche, in modo da disarticolare il nostro dispositivo e impedirci di tenere i contatti tra prime e seconde linee. Per cui Badoglio, per quanto chiama il colonnello cannoniere, che non canneggia per nulla, non riesce di nuovo a mettersi in contatto perché i collegamenti erano già saltati. Senza l'intervento dei tedeschi, il famoso esercito austro-ungarico, che fine avrebbe fatto? Senza l'intervento tedesco gli austriaci non avevano più la forza di tenere testa al nostro esercito, perché aveva subito le sue perdite e avevano perso, perché se ho capito, perché siamo arrivati proprio sull'autopiano della Franzinza. Io ovviamente ci sono stato, perché non c'è posto nel nostro fronte, perché il corso è andato a mettersi il naso e gli occhi. Eravamo veramente a un passo per arrivare a quella strada che aveva portato a Lugana, a Vienna. Sicuramente l'esercito austro-ungarico da solo non avrebbe potuto scatenare una Franzinza. L'altro grosso errore che facciamo noi è che non ci rendiamo conto che sono arrivati i tedeschi.
perché non lo capiamo mica che sono arrivati i tedeschi. E perché non lo capiamo? Perché i tedeschi sono anche intelligenti. Fanno arrivare alla stazione di Santa Lucia di Tolmino, arrivano nei giorni tra l'agosto e l'ottobre del 17, arrivano migliaia di convogli e scendono migliaia di soldati, diciamo, tedeschi, ma tutti con uniformi dell'esercito austro-ungarico, per non testare soffetto alle nostre spiniere, alle nostre vedette, e decine di migliaia di soldati tedeschi, e anzi centinaia di migliaia di soldati tedeschi, che arrivano sul nostro fronte, lo faranno attraverso un trenino utilizzato dai minatori di una località che si chiama Cave del Predil, che è subito a sud di Tarvisio. Io sono andato a visitare questa miniera. Adesso è un'attrazione turistica perché c'è il trenino che porta i visitatori nelle viscere della terra, li porta a vedere. E da Predil si scende in una località che in italiano si chiamava, perché adesso non è più Italia, ma in Slovenia si chiamava Pretto, e in sloveno si chiama Logpudnarton, quasi impronunciabile. Ho trovato c'è un maestoso esercito per i caduti austro-bosniaci. E con questo trenino i tedeschi, eludendo la sorveglianza del nostro osservatore, del nostro vedente, perché andavano, salivano questi trenini, che adesso vengono usati dai turisti di prima dell'anno, e ci trasportavano il tube verso la conca di mezzo, sbarcando appunto in questa località Bretto, senza poter essere visti dalle nostre vedette che erano sui monti cammino al ponte che ci incontrano la vallata delle Sosa. E quindi con questi due stratagemmi, il fatto di utilizzare uniformi austro-ungariche, cioè fatto indossare ai soldati di presenza, e l'utilizzo del trenino della miniera, ma guardate che noi c'era un decimo che stavano arrivando i rinforzi, tanto che nella battaglia del Caporetto la superiorità del nemico rispetto al nostro esercito è di 3-1 per quanto riguarda l'artiglieria e di 2-1 per quanto riguarda la batteria. Quindi eravamo assolutamente in inferiorità e numerica e artiglieria. E per cui era difficile che non potessimo sopravvivere l'esito di quella battaglia. Poi ci abbiamo messo del nostro, la nostra supponenza, la nostra presunta supremazia nei loro confronti, tattica e mentale, e questa baldanza che era veramente fuori luogo, come abbiamo visto, perché purtroppo poi. Però alla partenza noi italiani eravamo di maggioranza di 3-1 rispetto alle forze austro-ungariche. Dopo la quarta spallata del generale Cadorna, noi siamo scesi 2-1, perché la psicologia, la tattica di Cadorna era di avanzare in modo continuo con una massa umana. Impensabile di ammazzare tutta questa gente, pensando di andare avanti a oltranza, anche se cadevano continuamente. E l'altro punto critico, parlo questo, perché purtroppo c'è mio padre che l'ha raccontata bene. La tenaglia che faceva male a noi era l'arma di reparto, cioè quattro persone che entravano dentro con la mitragliatrice si infilavano alle spalle delle nostre spalle e continuavano a mitragliare le nostre forze così all'insaputa. E l'altro punto cruciale, crudele, cattivo, era di vedersi avanti queste persone, questi soldati con la maschera di antigas sparando i prite, sparando gas che falcidavano continuamente le persone, e si vedevano arrivare giù dalle trincee questi mostri che li falcidavano come se fossero cavalieri. Questo è stata la carneficina. Sì, continuo. E in più, come diceva lei, la sofferenza di trincea, il freddo, la fame, la pulce, i pidocchi che non si potevano lavare, questi momenti qua che sono veramente. Certo. Per uno che non ha vissuto non riesce a capirlo. Certo. Era una concezione ancora omocentesca. No, era una con-
Concezione, 800, che si andava avanti, sì, tutti così, allo scoperto. Ma non solo sul nono motorassico, anche sul fronte occidentale erano quasi tutti i generali nati nella prima. Avevano ancora la vecchia Concezione, la quindi non hanno ferrato il campo della cosa. Non avevano la Concezione moderna. Non ce l'avevano. Quando arrivano i carri armati, per la prima volta nel 1900, i tedeschi sono terrorizzati, non sapevano che cosa fossero. Poi quando hanno capito che erano tutti gli altri, che erano armati alle mani, che erano tutti baciati nel fango, si sono sentiti come si erano